il tuo zelo non sia amaro, non sia puntiglioso, ma sia libero da ogni difetto, sia dolce, benigno, grazioso, pacifico e sollevante. Ah, chi non vede, mia buona figliola, il caro piccolo bambino di Betlemme, all'avvento del quale ci andiamo preparando? Chi non vede, dico, essere il suo amore per le anime incomparabile? Egli viene per morire a fine di salvare, ed è sì umile, sì dolce e sì amabile. Pace e bene a tutti. Ormai siamo giunti alla vigilia del Santo Natale. Stanotte a mezzanotte si celebrerà la messa del Natale, la messa della Natività. Ecco Maria che partorisce il bambino, dove c'è l'annuncio dato ai pastori, il decreto di Cesare Augusto, eccetera, tutto questo che noi sentiremo nel brano del Vangelo di questa notte. E noi non possiamo immaginare quanto Padre Pio si preparava per arrivare alla notte di Natale. Quanta preghiera, quanto entusiasmo, quanta dolcezza per fare l'incontro con il bambino di Betlemme. È lui che lo portava, quel simulacro che i padri ci fanno baciare il 6 gennaio, quando si chiudono le feste del Natale per l'Epifania. Quel bambino, quella statuina che io chiamo miracolosa, perché per me è una reliquia miracolosa, io penso che quella statuina si sia animata. Non l'hanno vista gli altri, ma Padre Pio la vedeva, perché era un grande mistico, è fatta baciare poi alle persone. Lo portava con tanto amore, lo portava con tanta dolcezza, e poi lo deponeva sull'altare, il bambino che dopo veniva incensato, veniva adorato e poi portato alla pubblica bacio dei fedeli. Era una cosa bellissima. Quel Natale di Padre Pio venivano da tutte le parti per assistere a quella notte di Natale celebrata dal Padre, con quella voce sua sonora, con quella voce commovente, quando ripeteva il bambino di Betlemme, quando lui consacrava il Santissimo nella messa, quando consacrava l'ostia, lo vedeva questo bambino. Ma la cosa più bella e la cosa più grande è che lo comunicava agli altri. Ecco, un figlio spirituale, un sacerdote che stava tanto vicino a Padre Pio, mi disse che lui viveva momenti di paradiso. Dice, non ha mai assistito ad una messa di Natale celebrata come la celebrava Padre Pio. Ti faceva entrare proprio nel mistero e nell'amore di questo bambino. Dice nel pensiero, ah, chi non vede, mia buona figliola, rivolgendosi a una figlia spirituale, il caro piccolo bambino di Betlemme, nell'avvento del quale ci andiamo preparando, chi non vede, dico, essere il suo amore per le anime incomparabile? Egli viene per morire a fine di salvare, e sì umile, sì dolce e sì amabile. Vedete che aggettivi usa Padre Pio. È meraviglioso questo. Ma perché Padre Pio era il frate cappuccino, vero figlio di Francesco, il sacerdote tutto innamorato di Cristo, il sacerdote che si immolava sull'altare,
che durante la Santa Messa riviveva Betlemme e riviveva il Calvario, questo che comunicava ai suoi figli spirituali, alle persone che partecipavano alla Messa. Una volta un figlio spirituale mi disse: io non l'ho mai avvicinato, però ho assistito a una sua Messa, una notte di Natale, mi è bastata quella sola Messa per capire chi era Padre Pio, e lì mi ha cambiato la vita, mi ha fulminato, nel senso che da peccatore questo ha cominciato a convertirsi, a pregare, ad amare, a non lasciare mai più la Messa, mai più la Messa. Come si può non andare a Messa la notte di Natale? Tanti cristiani oggi che festeggiano, che fanno di qua e di là, ma quale Natale festeggi? Quale Natale festeggiamo? Il vero Natale o il falso Natale? Perché c'è il vero Natale, che è quello di Gesù bambino, e c'è un anti-Natale, che è quello del consumismo, che è quello dell'idolatria. Fratelli miei, in questi tempi noi dobbiamo avere tanta, tanta fede, perché siamo bombardati da tutte le parti che ci vogliono far celebrare un anti-Natale, addirittura proibiscono il presepio. No, no, nessuno ce lo proibire. Noi lo facciamo nelle nostre chiese, noi lo facciamo nelle nostre case, con i bambini soprattutto, perché il Natale è la festa di Gesù bambino ed è la festa della famiglia, la festa dei bambini. Ecco, che Padre Pio possa entrare nel nostro cuore e aiutarci a celebrarlo bene. Questa notte viviamola bene, entriamo nel mistero per gustare come Gesù viene a noi nel silenzio della notte. E cosa vuol dire? Che nella nostra vita non ci sarà più notte, ma solamente luce, perché entra la luce del mondo. Pace e bene a tutti.